Davvero non capisco. Oh! Magari dovrei chiamare i miei cugini. Col mio indovina indovinello, blocco degli appunti. Date un'occhiata. Blocco degli appunti da un lato, telefono dall'altro. Blocco, telefono, blocco, telefono, blocco, telefono. Li chiamo. Negozio di oggetti regalo. Oh, ciao Josh! Joe, ciao! Mi serve il tuo aiuto con Blue. Sì, ma certo! Oh, bene, un secondo. Investigazioni impronte Blue, trova l'indizio anche tu. Steve, ciao! Sono io, Josh! Oh, ciao Josh! Mi serve il tuo aiuto con Blue. Sì, ok, dimmi. Oh. Steve! Joe! Allora, cosa sta succedendo? Beh, ecco... abbiamo un problema con la merenda. Oh. Facci parlare con lei. Oh, ok. Ehi, hey, Blue! Parla con noi. Ah, capito. Allora? Beh, ne abbiamo parlato e la cosa da fare è soltanto una. Sì, soltanto una. Che cosa? Giocare a Blue's Clues! Giocare a Blue's Clues! Ma certo! Non mi è venuto in mente! Beh, imparerai. Ehi, posso parlare con i miei amici, per favore? Oh! D'accordo! Ciao! Allora, aiuterete mio cugino Josh? Davvero? Bene, perché, come vedrete, gli servirà molto aiuto. Come a me. E anche a me. Esatto. Grazie. Grazie. Ciao! Wow! La mia prima impronta di Blue! Oh, oh! Ok, perciò giocheremo a Blue's Clues per scoprire che cosa vuole Blue per merenda. Noi giocheremo a Blue's Clues. Che gioco fantastico che è! Sì! Andiamo a cercare gli indizi, allora! Oh, ma cosa ne faccio di questa? Devi pulirla! Oh, è vero, già! Devo pulirla! Grazie! Oh! Abbiamo un email. Abbiamo un email. Abbiamo un email. Chi l'ha mandata mai? Ciao, Josh! Ah, è un'email dai nostri amici. Sono molto felice che tu sia qui. Benvenuto! Non vedo l'ora di giocare con te a Blue's Clues. Andrei alla grande, Josh. Perché usando la testa con un passo alla volta possiamo fare tutto quello che vuoi tu. Ciao, Josh! Che dolci. Ciao, ciao! Adoro quando mi inviate email, lettere o pacchetti. Wow! Secondo voi ho visto bene? Blue ha fatto un balzo in quella foto! Come ci sarà riuscita? Facciamo un balzo anche noi! Se può Blue, puoi anche tu! Oh! Sembra che il pulcino voglia dirci qualcosa! Oh! Oh! Ciao, posso esserti utile? Ciao, Josh! Mi aiuti a cercare il mio amico? Oh, ok. Aiutiamo questo pulcino e poi cercheremo l'altro indizio di Blue. Ok. Il tuo amico che aspetto ha? Il mio amico ha un cappello proprio come il mio. Riuscite a vedere il mio amico? No! Sì, quello! Visto? Amico trovato! Sì, abbiamo i cappelli proprio uguali. Oh, certo! Grazie per il vostro aiuto! Gran bel lavoro, ragazzi! Ciao! Oh! Puoi aiutare anche me a cercare il mio amico? Ok!
Il tuo amico che aspetto ha? Il mio amico ha un cappello proprio come il mio. Oh, ok. Spero possiate aiutarmi. Voi vedete il mio amico? No! Sì, quello! Anche tu hai trovato il tuo amico! Grazie di averci aiutato! È stato un vero piacere! Ora, mi aiutate voi a cercare la mia amica? Intendi quel buffo cucciolo sulla tua testa? Blu! Dobbiamo seguire Blu! Ciao, Pulcini! Blu! 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 Dove sei, Blu? Un indizio! Cosa? Un indizio! Se so come fa il gallo? Certo! Chicchirichì! No! Un indizio! Oh! Vedete un indizio? Dove? Dov'è l'indizio? Là! Dietro di te! Oh! Eccolo! C'è una gran bella impronta su quella mucca! Ciò significa che la mucca è uno degli indizi di Blu! Beh, per questo ci serve l'indovina indovinello... Blocco degli appunti! Ehi, Josh! Josh! Joe? Sei proprio tu? Sì, è così. Oh, perché non fai un salto nel mio negozio di oggetti regalo? Il negozio di oggetti regalo! Ok, ma certo, Joe! Ehi! Ora saltiamo nel negozio di Joe e prendiamo il regalo per Blu. Saltiamo su, non ditelo a Blu! Wow! Siamo nel negozio di oggetti regalo! Ehi! Mentre cerchiamo gli indizi, forse vi andrebbe di prendere un regalo per Blu... che le darete presto? Davvero? Che bello! Andiamo! Guardate tutte queste cosine adorabili! A Blu quale potrebbe piacere? Che ne dite del peluche arcobaleno? Oh, Blu va pazza per gli arcobaleni! Ok, il cagnolino arcobaleno arriverà proprio da voi! Però il regalo da parte mia manca ancora! Dobbiamo trovare degli altri indizi. Oh, guardate un po' qui! Oh, che bei pesciolini! Oh. Un indizio! Oh, un pesce indizio? Che idea bizzarra! C'è un indizio! Oh, vedete un indizio! Nel negozio di oggetti regalo! Oh. Sul serio? Un indizio qui nel mio negozio? Ah, dov'è? Dove lo vedete? Sì, dove? È proprio là! Oh, è proprio qui! Dove? Non lo riesco a vedere. Non lo vedo. Oh, adesso sì. Voi vedete sempre gli indizi, siete molto bravi. Già. Oh, cliente, torno subito. Ok. Oh, ok. Allora, che indizio è questo? Un acquario! È un acquario! Quindi ora ci serve il nostro indovina indovinello? Blocco degli appunti! Allora, il nostro secondo indizio è... un acquario. Prima disegniamo un rettangolo. Poi... ne disegniamo un altro. E poi... quattro linee per collegare i due rettangoli. Così. Ecco, un acquario. Qual era il primo indizio? Verde! Oh, certo! Verde. E il secondo indizio di Blu è... un acquario. Quindi cosa può volere Blu come regalo che sia di colore verde e che possa inoltre stare in questo acquario? Già! Credo che dovremmo cercare l'ultimo indizio. Ci servirà. Andiamo! Voi la vedete? È una piccola tartaruga!
Ciao, tartarughina! Ah, ecco qua! Un peluche arcobaleno per la nostra Blu. Regalo di compleanno dal negozio di regali. Io adoro i compleanni. Oh! Allora, grazie mille, Joe. E grazie a te, Josh. Grazie, andiamo. Ciao. Ogni giorno è un regalo. Saltiamo giù col regalo per Blu. Grazie, cassetta. Ciao, ciao. Ehi, Blu, guarda. Hai ricevuto un biglietto di auguri. Blu ha ricevuto un biglietto. Un biglietto di auguri. Blu ha ricevuto un biglietto. Perché l'ha festeggiata. Ehi, Blu, guarda. Tanti auguri, Blu. Tanti auguri, Blu. Oh, notizia dell'ultima ora, è il compleanno di Blu oggi. Tanti auguri a te, Blu. Feliz cumpleaños, Blu. Tanti auguri. Non dimenticare il tuo desiderio quando spegni le candeline. Un augurio speciale per il cane più intelligente che conosco. Mi hanno detto che è il compleanno di un cagnolino molto speciale oggi. Tanti auguri, Blu! È ora di un bel party! Sì! Tanti auguri, Blu! Mm. Oh, sono stati molto dolci! È l'ora dei regali! È arrivata l'ora dei regali! Oh, ma io non ho ancora un regalo per Blu. Dobbiamo trovare un altro indizio per scoprire cosa vuole Blu come regalo di compleanno. Andiamo! Buon compleanno! Buon compleanno! Regali! Apri i regali, apri i regali, apri i regali e felice sarai! Oh! Questo qui fa il rumore dell'acqua. E profuma di sapone. Cosa pensate che sia? Bolle di sapone! Oh, avete ragione! Sono bolle di sapone! Chi potrebbe averle portate? Sapone scivoloso! Io adoro le bolle di sapone e so che piacciono anche a Blu! Bel regalo! Apri i regali, apri i regali, apri i regali e felice sarai! Oh! Oh, questo qui ha la forma di un cerchio. Cosa potrebbe essere? È un orologio puzzle! Chi può averlo portato? Tic-tac! Tic-tac, tic-tac! È da parte mia! Buon compleanno! Oh! Blu, ecco qui un altro regalo dai tuoi amici! Blu adora il regalo che le avete preso! Gran bel lavoro! Oh. Cotto! Oh, lungo! Andiamo! Corto! Ehi, signor Sale, signora Pepe, cosa fate? Ciao, Josh! Benvenuto, e anche a te, Blu! Prepariamo uno spuntino! Per quando arriverà qui Magenta! Oh, è fantastico! Ma che spuntino preparate? Prepariamo macchine da corsa! Sì, macchine da corsa fate con questo cibo. Una è per Magenta. E invece una è per Blu. Ci dai una mano? Sì, ci puoi contare. Evviva! Ci aiuterete? Ulala! Grazie. E cercheremo altri indizi dopo che l'avrete fatto. Uno dei quali... beh, sono io. Sei un indizio? Oh, mamma mia, deve essere emozionante. Oh. Anch'io lo sono stato. Wow. Allora, io voglio questa carota per la mia macchina da corsa, perché è il cibo più corto. Beh, invece io voglio proprio l'opposto per la mia. Ok, va bene. Però, qual è l'esatto opposto di più corto? Più lungo! Oh, sì, esatto, è il più lungo! E qual è di questi tre? È il sedano! Oh, ma certo! Hai sentito, signor Sale? Ora sappiamo che il vegetale più lungo è il sedano. Ti ringrazio! Il più corto! Il più lungo!
Voglio questi cracker tondi per la mia macchina. Oh. Sono i cerchi più grandi. Bene, allora io prenderò l'opposto per la mia macchina da corsa. Ok, ma vediamo qual è l'opposto di più grande. Più piccolo. Oh, sì, avete ragione. È più piccolo. Perciò... Tra questi, quali sono i cerchi più piccoli? I piselli! Bene, ecco fatto, signora Pepe. Oh, perbacco! Wow. I cerchi più piccoli sono i piselli. Merci. Oh, di niente. Più grandi! Più piccoli! Grazie a questo broccolo renderò la forma della mia macchina un po' più irregolare. Irregolare? Beh, io allora voglio l'opposto per la mia macchina. Oh, d'accordo. Quindi adesso ci serve trovare il contrario di irregolare. Beh, ci penso io. Nessun problema. È ovvio che sia... Quale potrebbe essere il suo contrario? Più liscio! È il più liscio! Certo, certo, ovviamente! Perciò è... Qual è il più liscio? È il fungo! Oh, ora finalmente è tutto chiaro, signor Sale. Tra questi, il vegetale più liscio è il fungo. Merci! Merci! Più irregolare. Più liscio. Voilà, per magenta. Vroom, vroom. Voilà, per blu. Vroom, 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 vroom. Grazie vroom. Per il tuo aiuto. Oh, vroom, vroom, vroom. Non c'è di che. Mimi, andiamo. Ciao, ciao. Ehi, hey, ciao, Paletta. Ciao, Secchiello. Shh. Josh, blu. Ci serve aiuto. Giochiamo a nascondino. Wow, che bello. Ci aiutate a trovare i nostri amici? Oh, ma certo! Mi date una mano? Sul serio? Grandi! Poi dovremo trovare gli altri indizi di Blu. Dei quali io sono uno. Dici davvero? Shh, ok, ok. Allora, dove andiamo a guardare prima? Credo che l'anatra sia andata di là. Oh, andiamo! Oh, avete visto quante impronte? Quali sono quelle dell'anatra? Quelle! Oh, quelle! Venite, andiamo! Oh, le impronte si fermano qua giù. Ma dov'è finita? Arriva! È qui! Anatra! Ti abbiamo trovata! Beh, ciao, piccola Anatra! Bel nascondiglio! Ricerca eccellente! Troviamo la nostra amica lumaca! Volete aiutarci a cercarla? Certo! Forza, diamogli una mano! Oh! Altre impronte! Sapete dirmi quale di queste è della lumaca? Quella lì! Ma dov'è lumaca? Là dietro! Ah, trovata, cara lumaca! Ah, eccoti qua! Un gran bel nascondiglio! Oh, e grazie per l'aiuto! Oh, ma certo! Ritorniamo a casa, perché tra poco dovrebbe arrivare Magenta. Ciao, ciao, Blu! E grazie per il vostro aiuto! Vi ringrazio. Andiamo! Ha. Venite! Ah. Ehi, amico, ecco qui la tua lettera! Ehi, mi sembra che ci sia qualcosa di diverso in te... Di cosa si tratta? Io non volevo dire niente, però visto che me lo stai chiedendo, sono un indizio. Già, tu ora stai guardando un indizio. Oh, cioè io. È una cosa straordinaria. E inoltre tu hai un'email. Ciao. Ciao. Oh, mi hanno mandato un'email.
Abbiamo un'email. Abbiamo un'email. Abbiamo un'email. Chi l'ha mandata mai? Oh, è arrivata un'email da parte dei nostri amici. Forza, vestiamoci con abiti buffi. Facciamo spettacoli, inventiamo storie. Possiamo giocare a nascondino, mi troverai, ti troverò. Con un amico si può, sì, con un amico si può. Ciao Josh! Ciao Blue! Ciao! Sapete, non vedo l'ora che la nostra amica arrivi qui, perché... Oh! Oh! È il mio telefono! Pronto? Oh! È Magenta! Sei quasi arrivata! Ma questo è perfetto! Allora ci vediamo tra poco, Magenta! Ciao! Magenta è quasi arrivata! E noi non abbiamo ancora trovato il nostro ultimo indizio! Ok, ok. Un passo alla volta, Josh. Tu ce la puoi fare! Indizio! Già, soltanto l'ultimo indizio. Ci siamo quasi. Ci siamo, ok, un altro e così avremo... Un indizio! Oh! Voi avete visto l'ultimo indizio? Dov'è? Dov'è l'indizio? Sul telefono! Il mio telefono? In mano! Oh, guardate! Eccolo, è lui! L'ultimo indizio è il telefono! Ci serve il nostro indovina indovinello? Blocco degli appunti! Blocco degli appunti! Sì! Ok, adesso io annoterò il nostro ultimo indizio sul blocco degli appunti. Un telefono. Dobbiamo disegnare due rettangoli che abbiano gli angoli curvi. E un cerchio per il bottone. È il mio telefono! Bene, abbiamo trovato i tre indizi. Noi abbiamo i tre indizi! Sapete cosa vuol dire? Che ora siamo pronti per la... Poltrona pensante! Poltrona pensante, esatto! Andiamo! Oh! Ci siamo già. Ok, adesso che siamo seduti sulla poltrona pensante, possiamo pensare. D'accordo, dobbiamo capire che cosa vorrà fare Blu quando arriverà Magenta. E i nostri indizi sono... Io? Josh? un bel sorriso? E, infine, c'è un telefono. Vediamo che cosa vorrà fare Blu quando arriverà Magenta con me, Josh, un sorriso e con il mio telefono. Oh! Oh, bene, vuole che proprio io, il qui presente Josh, faccia sorridere il mio bel telefono. No. No? Beh, vediamo cosa potrebbe voler fare con me, Josh, il mio telefono e con un sorriso. Scattare una foto! Oh! Scattare una fotografia! I telefoni possono anche scattare le foto, esatto? Certo! È così! Io scatterò una foto di Blu e di Magenta con la fotocamera del mio telefono e gli dirò di sorridere! Abbiamo appena risolto il Blu's Clues! È la risposta di Blu's Clues! È la risposta di Blu's Clues! È la risposta di Blu's Clues! E Magenta è qui! Oh, eccoti qui, Magenta! Ok, adesso è il momento di fare la foto! Oh, ehi, potete aiutarmi a scattarla? Perfetto, vi ringrazio. Ok, meglio che teniate voi il mio telefono. Ottimo. Ok, vi potete avvicinare un po' di più?
Ciao! Ciao! Oh! Sono Paletta e Secchiello! Vrum vrum vrum! Vrum vrum! Vrum, vrum. Il signor Sale e la signora Pepe! Molto vrum, bene! Vrum. Spostatevi tutti un po' da questa parte, per favore! Ok, ora siamo assolutamente pronti per questa foto, quindi sorridete! Ok? Ci siamo? Scattatela! Oh, è perfetta! Vi ringrazio! Ehi, grazie! Guardate un po'! Oh! Ehi, Blu, senti, ci scatti una fotografia? Oh, grande, grande, grande! Grazie!